Pubblico delle grandi occasioni al Cine Palace di Riccione per la prima nazionale di Cam Girl, il film indipendente della regista Mirka Viola, la sua seconda esperienza dietro la cinepresa. Sul red carpet hanno sfilato tra i click dei fotografi, oltre alla regista, gli interpreti, le bellissime Alessia Piovan, Sveva Alviti e Ilaria Capponi e Giovanni Corrado e Sergio Pisapiafiore. Il film è uno spaccato sulla vita di quattro ragazze costrette a spogliarsi in webcam davanti a sconosciuti per far fronte alla crescente disoccupazione, inconsapevoli del vortice distruttivo in cui inevitabilmente si imbatteranno. La tematica forte affrontata con altrettanta potenza in Cam Girl ha permesso che il film fosse riconosciuto di interesse culturale nazionale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Qui a Riccione per la prima nazionale del film Cam Girl, emozionati? Sì, abbastanza, anche perché per quanto mi riguarda io la cinematografia la conosco poco come interprete, come attore, perché faccio teatro. E comunque ringrazio Mirka perché mi ha voluto in questo film, sia pure in una breve parte, ma direi abbastanza anche intensa, con mia figlia Ilaria Capponi. E come ho avuto già modo di dire, avrei voluto fare il fidanzato, ma non me l'hanno permesso, ho detto che non sarebbe stato proprio il caso. Comunque sì, emozionato sicuramente. E la figlia, appunto, nel film come si sente? Ma sicuramente lusingata, perché Mirka ci ha dato questa opportunità e abbiamo preso parte ad un progetto sicuramente dal punto di vista sociale che abbiamo fatto in modo emotivo, molto nostro, quindi speriamo che abbia un riscontro come penso siamo tutti d'accordo che avrà e che la gente capisca il contenuto reale del film.